qua con il grafico di Apple, ma che vado, diciamo, in versione faccione e coinvolgo Pietro Di Lorenzo. Ciao Pietro! Ciao, che piacere avere un assist e passare la palla all'ingegnere che è un grande assist Beh, meglio da lui che, non so, da Di Lorenzo, ecco l'altro, quello calciatore, no? Insomma, ok. Allora, senti, vedo che siete in forma, fate già dei gol interessanti, avete, diciamo, una squadra che si sta già preparando a essere fiera avversaria, eh? Sarà più bello. Oddio, noi abbiamo una questione Osimhen che ci tiene un po' Ah in sì, ma attesa. come? Cioè adesso non vedete l'ora, prima volevo, cioè adesso non vedete l'ora di venderlo, Di ecco. sbolognarlo, sì, no? Il presidente gli ha fatto un contratto a 11 milioni, quindi pensa che ogni mese gli deve dare un bello stipendione, quindi Quindi non vede sarà l'ora. soprattutto lui che vuole, beh, tirarlo Eh fuori. sì, Vabbè. dice 11 milioni. Piuttosto Lukaku, com'è? Tu come lo vedi che l'hai visto? A Lukaku c'è solo il problema di tirarlo a lucido, nel senso che se, cioè, però Conte ha, cioè, Lukaku, anzi, mettiamola così, Lukaku il suo meglio l'ha dato con Conte. Prima e dopo, a me, devo dire, il Lukaku dell'era Conte è piaciuto tantissimo. È stato Caspita. un trascinatore, se n'è andato via dopo di lui, quando è tornato non è stato all'altezza. All'Europeo Diciamo però l'ho che... visto un po' imballato, ti dico la verità, non l'ho visto Eh no, particolarmente. perché bisogna tirarlo a lucido, come ti ho detto, sai, è un po', è come se tu prendi me e mi fai giocare, se mi fai allenare 2 mesi, Meglio di no. è meglio di no, insomma, adesso, ma no, non è che tu scherzi adesso. infatti mi sto impegnando pure io. Allora, Va bene, dai. adesso invece, come dire, vorrei che tornassimo un po' sul pezzo e guardassimo prima di tutto le PNC, cioè, anzi, diciamo, ti puoi, come dire, riferire alla situazione che ha detto Eugenio, perché lui ha parlato di banche, poi in realtà da noi quella che sta veramente facendo bene in senso assoluto è Unicredit, le altre stanno rimbalzando, ma avevano avuto anche prima un periodo un po' così così. Come vanno Certo. le banche dalla tua prospettiva? Come va le PNC Sì, sulle banche e sul resto? Prego, Pietro. assolutamente. Guarda, io leggo rispetto alla domanda che si faceva Eugenio, perché salgono le banche, perché ieri sono salite. Io la leggo come una sorta di buyer rumors, nel senso che, come sai, oggi vengono fuori i numeri di Unicredit, a seguire ci stanno quelle principali banche. E quindi il mercato si aspetta evidentemente dei risultati ancora record. Insomma, superare quelli degli scorsi trimestri mi sembra veramente difficile. Io nella mia storia non ho mai visto dei numeri del genere sulle banche, però evidentemente il mercato confida che il taglio dei tassi sarà graduale in Europa e quindi possono continuare a beneficiare di un ecosistema evidentemente favorevole. Ciò detto, le PNC sono quindi investitori ribassisti, rispettano in maniera importante, no? I bancari, si vede dalla classifica in cui sostanzialmente, a parte Monte dei Paschi che è in undicesima posizione, le banche grandi ormai sono mesi e mesi che non vengono shottate. Cioè, ai tempi, non so se ti ricordi quando iniziavamo le trasmissioni in cui Eni, Intesa andavano nel mirino di BlackRock, Enel. Sono belli che è passato ormai da tempo, direi da Draghi in poi non si è mai più vista una pressione forte sulle banche. Ciò detto, l'impressione che ho è che i ribassisti stanno puntando su singole storie, quindi oggi te ne vorrei proporre tre. La prima riguarda Eurogroup Lamination e quindi andiamo su titoli non così importanti, che diventa sostanzialmente il secondo titolo più shortato, ma l'unico insieme a Industrie De Nora che ha quattro short montati su, e questo insomma evidentemente fotografa una sorta di pressione ribassista. È evidente come stia crescendo in maniera graduale, e quindi qui la lettura è che, come dicevo, i ribassisti vanno a fare stop picking, cioè non puntano su un ribasso di un indice in generale, ma su singole storie, e Eurogroup Lamination è una di quelle insieme a Industrie De Nora di cui abbiamo parlato ieri, e che ieri però fra l'altro Industrie De Nora ha dato qualche piccolo sussulto, magari vi mostro il grafico, ha fatto quello che in gergo si chiama reversal, che va confermato, quindi le PNC secondo me sono interessanti a monitorare anche per capire i titoli su cui magari ci potrebbe essere
una reazione violenta anche figlia delle ricoperture. Vi mostro il grafico di De Nora che ieri insomma ha mostrato questa sorta di tentativo di recupero sui minimi e va monitorato. Chiaramente vedi, è uno dei pochi titoli che sei sui minimi assoluti, quindi parliamoci francamente, quando le mani forti iniziano a puntare forte c'è poco da fare. Ciò detto però voglio anche raccontare una storia in cui le mani forti hanno fallito, cioè hanno preso sostanzialmente una cantonata, è la storia di Unieuro. Ti mostro come Citadel Advisor sostanzialmente le ha prese di santa ragione, no? Sappiamo la storia di Unieuro, lanciato Mopa a un prezzo decisamente più rilevante rispetto sì. a quello che batteva, e Citadel è stato insomma, preso un po' con le mani nella marmellata, no? Quindi ha dovuto martedì chiudere frettolosamente la posizione, che è passata dallo 0,53 allo 0,22. Immagino che non erano così felici. Questo per dire che non sempre hanno ragione, c'è anche qualcuno potrebbe anche godere, no, di questa vicenda in cui stavolta hanno sbagliato e hanno sbagliato di tanto, però devo dire il singolo errore c'è. Io storicamente ormai analizzo da 10 anni le PNC, quando invece il movimento è molto molto condiviso, magari 4, 5, 6 investitori puntano su ribasso di un titolo, l'errore è molto più difficile che accada, però qui è successo e quindi su un euro Citadel si è preso un bello schiaffone. Ultimo tema è su Nexi, che è un titolo, se ci pensi Davide, che non ha mai, ormai dopo il Covid, è un titolo che delude, ogni volta sembra che è la volta buona per il rimbalzo, ma di fatto non riesce mai a fare quel, insomma, quantomeno a performare il mercato. Mi mostra anche qui il grafico che è un po' emblematico di un feeling che dopo il Covid non è più, non c'è più stato. Il recente sell-off, poi sulla notizia della, insomma, legata a Unicredit per certi versi, insomma, ha nuovamente portato il titolo in prossimità dei minimi. Come evidente, insomma, è un titolo che fa fatica. Questo è più o meno il Covid e non riesce proprio a trovare il bando nella matassa. E proprio l'altro giorno c'è stata un'apertura di short e questa va monitorata, secondo me. Questo è un po' della serie spariamo sulla Croce Rossa, insomma, no? Sì, però non è mai stata shottata, Nexi. Come vedi è un titolo che era abbastanza rispettato. Invece questo short mi incuriosisce perché ero sempre questi movimenti così insistiti a ribasso, a rialzo, sono sempre figli, secondo me, non di movimenti, diciamo, lasciami dire, umani. Cioè c'è sempre qualche software che punta su una direzionalità, e questo insomma è un po' emblematico di quello che si vede su, che ne so, sul grafico di Unicredit, che ormai da anni ogni ritracciamento è buono per comprarlo, e ho l'impressione che siano tarato di software che a un certo punto dicono, cioè, da un tot di ritracciamento al massimo, attivati e vai a comprare in sordina. E su Nexi mi aspettavo che ci fossero software ribassisti, che però non si erano palesati, e adesso c'è la posizione short di questo fondo Fides, che secondo me va monitorata. Quindi in definitiva, per concludere, il tema è questo: mercato italiano sempre rispettato, blue chips rispettate, si va a cercare, come dire, il, sai, come gli squali, che dove vedono magari il pesciolino più debole e più facile da mangiare vanno a provare a colpirlo. E quindi di fatto sono Eurogroup Lamination, Industrie De Nora, abbastanza sotto pressione. E poi per il resto abbiamo questa posizione short su Saipem, che però si è un po' frizzata. Il titolo, come abbiamo detto varie volte, sotto resistenza, e vi mostro anche il grafico abbastanza emblematico di una sorta di stallo che poi viene fuori quando il titolo va sotto resistenza, sotto 2,45. A un certo punto c'è una sorta di riflessione, no? Però anche qui mi aspetto un forte movimento direzionale, perché siamo, insomma, siamo un po' a reiterazione, no? Da qui può consolidare qualche altra seduta. Adesso sono 6 sedute, 7 sedute che in questa fase laterale, però confido del fatto che quando esce da questo box avremo un violento movimento direzionale, figlio anche magari di una ricopertura o magari un incremento dello short. Quindi starei molto attento, e quindi operativamente ciò che farei
e mettere un ordine di acquisto sul bordo superiore del box e un ordine di vendita sul bordo inferiore. Sembra una strategia un po' ambigua, ma in realtà ti fa un po' spingere dalla domanda dell'offerta, no? Se prevarica la domanda sull'offerta e vai long, viceversa vai short. Quindi sai per me un altro indiziato. Quindi ci aspetta, secondo me, un'estate sulle PNC non particolarmente attivo. Ho l'impressione che non ci sia voglia di prendere scommesse troppo forti. E il mercato italiano, come dicevo, Eugenio, insomma, ha mostrato una certa resilienza. Però, e vi mostro magari un grafico del FTSE MIB, sostanzialmente da metà febbraio siamo in un movimento laterale, no? Perché Sì. vi mostro un grafico un po' più lungo. Non è che abbiamo, cioè siamo in 3.000 punti, sostanzialmente siamo fra questi minimi in area 33.000 e i massimi a 35.500. Parlo di FIB perché insomma è più facile Forse che la siamo FIB. addirittura a 32.600, forse dovremmo dire, se parliamo Siamo, vedi, di cioè, è questo, cioè, c'è stato sì. l'impulso di inizio Certo, anno certo. lento e poi siamo lì, c'è cioè, un mercato che non vuole mollare, però è un mercato in cui bisogna anche riconoscere che quando arriviamo sostanzialmente su questi livelli le vendite scattano, quindi bisogna, come si fa a uscire da questo ordine? Bisogna trovare qualche tema forte. Il Fuzzi tema Miche forte. nel frattempo ha girato in negativo. Senti, io ti chiedo una cosa allora adesso, condivido il mio schermo, visto che non abbiamo tante cose sulle PNC, ti chiedo allora se guardiamo qualche grafico insieme, tu mi fai un commento, visto che comunque il mercato italiano è il tuo pane quotidiano, no? Allora, il primo titolo Davide, che ti chiedo, se dimmi. scusami, prima di partire con i titoli, velocissimo, ci tenevo a dire una cosa, magari faccio un attimo dedicato alle cripto, ma velocissimo, perché con Pietro stiamo lavorando durante tutta l'estate, mi ha chiesto una piccola mano che io con grande gioia gli ho dato per Invest in Roma, che sarà, anzi la data la facciamo dire a Pietro, però all'interno di Invest in Roma abbiamo fatto una specie di super speciale sala cripto. E ci sono ospiti di assoluta eccezione. Quindi, Pietro, se vuoi dire proprio due parole, poi andiamo con l'analisi dei titoli italiani, perché è un agosto e un luglio di grande lavoro per noi dietro le quinte. Sì, è vero. No, anzitutto voglio ringraziare te e i ragazzi di CryptoHub che veramente sono Del stati Crypto Pub, sì. e sono stati veramente bravi e abbiamo in occasione di questo decennale vi annuncio che sarà un'edizione un po' speciale, Esatto. no? Abbiamo cercato di coinvolgere i nomi più roboanti e popolari e skillati del mondo cripto, quindi ci sarà una sala cripto super, come dire, piena di super esperti, direi imperdibile. Quindi grazie perché adesso, diciamo, ogni anno pensiamo sempre chissà dove sono le cripto quando faremo l'investing, adesso neanche ci pensiamo più, cioè la sala cripto è diventata ormai un pilastro una delle 7 sale di investing e quindi ci sarà sempre perché adesso mi sembra che il tema sia anche molto più orizzontale, un po' sdoganato, quindi Sì, sarà anche per uno. gli investitori, esatto. Sì, Ricordaci la data allora, la Pietro, così data ce è la segniamo. venerdì 11 e il programma delle cripto, diciamo, è su due livelli, non solo per super specialisti, avremo anche gli interventi, insomma, un po' più tecnici, ma in generale vogliamo cercare di rendere anche le cripto accessibili a chi è curioso e magari non ha mai fatto un'operazione in cripto per ora, però è interessato a questo mondo e si vuole avvicinare in maniera curiosa, ma anche informata, no? Non vuole lanciarsi la garibaldina, ma vuole proprio il Esatto. contatto con gli esperti. Senti, quindi venerdì 11 ottobre lo ricordiamo e io ti impegno davanti a tutti e impegno anche Davide, faremo anche il nostro terzo tempo di market briefing, magari. Eh sì, quello è un altro pilastro che non può mancare, quindi vedete, adesso sul sito abbiamo iniziato a pubblicare qualcosa, ma sui 10 anni, insomma, siamo arrivati a 10 anni, ricordo che Investing Home è l'unica manifestazione che è andata anche col Covid, abbiamo fatto sia il 20 che il 21 e voi c'eravate, Eh sì. testimoni di qualcosa che in qualche modo ha mostrato la passione, no? Tutti mascherinati eravamo e quant'altro, però nonostante il Covid c'eravamo. E quindi siamo arrivati a 10 anni con grande passione. E la cosa bella è che la passione non si è spenta, anzi, vi preannuncio che nel 2025 faremo delle cose molto, molto grandi e molto belle. Quindi, insomma, siamo, Bene. insomma, nel 25 ci saranno grandi novità.
Benissimo, allora andiamo veloce con i Sì, titoli. Il primo è volentieri. Fineco, diciamo, arriva là e poi, opla, torna indietro. Che dire? Veloce, Guarda, andiamo raffica. velocissimo, guarda, ieri è successo la notizia, insomma, due cose. Il titolo ha invertito nella forza relativa. Perché? Perché 2 settimane fa ha fatto la settimana migliore dell'ultimo anno. E questo, secondo me, anche in termini didattici, vi consiglio di guardarle queste cose. Cioè, quando vedete una settimana che va fuori insomma, dal range, vuol dire che il titolo sta entrando nel mirino delle mani forti e quindi è stato interessante. Due motivi per cui è salito: uno, indiscrezioni su imminenti operazioni straordinarie, e l'altro, insomma, un upgrade di una banca d'affari. Il titolo però un po' imploso ieri, dopo l'apertura forte, poi c'è stata qualche vendita, ma secondo me l'aria è cambiata. Ricordo che Fineco potenzialmente è un titolo che potrebbe essere, insomma, interessato anche a operazioni straordinarie. Ma mi tocca ricordare che le operazioni straordinarie nelle banche non sono come le OPA che si possono fare su altri titoli, nel senso che sono settori regolamentati e quindi prima di lanciare un'operazione straordinaria bisogna, insomma, immaginare di avere l'ok da una serie di organi, quindi non è così semplice fare un'operazione straordinaria sulle banche. Però titolo che mi piace, tendere un attimo di consolidamento dopo la volatilità di ieri, però secondo me è un ottimo titolo. Telecom, che ieri ha ritracciato in maniera abbastanza importante. Ma guarda, Telecom, chi va per questi mari deve sapere che cosa, deve essere pronto a escursioni della volatilità brutali. È un titolo su cui bisogna essere molto, una grande attitudine a rischio, perché ci sono continui su e giù. Io qui consiglio di tracciare, il monitor ce l'hai tu, giusto, Davide? Se poi traccio una trend line dai massimi toccati il 7 marzo in quella seduta da meno 23, se riesci a tracciare una trend line, io aspetterei la rottura, il superamento di questa trend line per prendere posizioni rialziste, però ripeto, se vai su Telecom devi imbracciare il metto, fucile e quant'altro, perché devi essere pronto a sedute come quella di ieri, in cui Allora, c'è poco da fare. ancora più velocemente, che siamo proprio diciamo con gli altri che scalpitano, Enel ha staccato il dividendo, torna. Ieri sì, ha staccato il dividendo, secondo me potrebbe essere uno dei protagonisti, perché mi immagino la seconda parte dell'anno una sorta di rotazione settoriale. Qui il livello chiave da monitorare è abbastanza evidente, 6,88 euro, che ha formato una sorta di triplo massimo, anche una sorta di testa a spalle rovesciato. Sa, è un po' forzato, però il trigger è 6,88, se supera 6,88 mi aspetto uno sviluppo importante. E potrebbe essere protagonista, secondo me, dopo le elezioni americane. Mi aspetto magari anche un po' di rotazione settoriale che vada a premiare le utilities. C'è stato qualcosa negli ultimi giorni, ad esempio su A2A, che è stata riscoperta, e Telecom, chiaramente, pardon, Enel è un titolo più da maratoneti che da centometristi, che sta bene in un portafoglio long term. Da trade stretto non è proprio l'ideale, però nel portafoglio ci sta bene, anche perché è molto generoso in termini di payout, quindi più da investitore che da trader, però il portafoglio ci sta. Ecco, Ultimo Stellantis. guarda, Stellantis, Davide, grazie per la domanda, perché è un titolo che io, diciamo, in logica portafoglio comprerei, perché secondo me sui fondamentali ci siamo, cioè il titolo è, insomma, ci sono potenziali di crescita, secondo me, sui fondamentali, ma più che secondo me io utilizzo un software che mi dà un po' la misura dei titoli più sottovalutati e sottovalutati, quindi da investitore sì. Cioè a 17,50 me lo metterei volentieri in portafoglio se avessi una logica di lungo termine, avessi anche cartucce pronte a comprare anche se dovesse continuare a scendere. Ma da trader no, perché c'è poca forza relativa. Quindi sembra una risposta ambigua, però cioè, comprare un titolo in anticipo vuol dire essere pronti a tenerlo per lungo tempo. Da trader no, perché il titolo ha provato un sussulto settimana scorsa, ma è debole. Magari se torna sopra 19, con una chiusura sopra 19, potrebbe essere un primo segnale, però da trader aspetterei la forza, da investitore invece me lo metto volentieri in portafoglio a questi pezzi. Benissimo, allora abbiamo già collegato con noi Salvatore Scarano, che poi Saluto anche a sappiamo Salvatore. dover andare. Ciao Pietro, e Ciao Carlo. allora benvenuto Salvatore, andiamo, buttiamo.